Ciao ragazzi, Marco qui da Chitarra Magic. Oggi ti faccio vedere come suonare una progressione di accordi bellissima e romantica utilizzando accordi di maggiore settima e minore settima. In realtà ti farò vedere come suonare la progressione di accordi che sto suonando proprio adesso, così che tu possa imparare gli accordi, ma anche metterli in pratica. Come sempre ragazzi, è importantissimo non soltanto utilizzare questi accordi in questa progressione di accordi che ti farò vedere adesso, ma impararli ed utilizzarli nelle tue progressioni di accordi. Adesso in questa lezione utilizziamo un accordo di settima, settima maggiore e settima minore. L'accordo di settima è un accordo costruito sulle tre note dell'accordo base, quindi la tonica, la terza e la quinta, con l'aggiunta della settima. Adesso un accordo di settima maggiore avrà la tonica, la terza maggiore, la quinta giusta e la settima maggiore. Nel caso di un Do maggiore settima, noi utilizzeremo la nota Do, la nota Mi, che è la terza maggiore, la nota Sol, che è la quinta giusta, e la nota Si, che è la settima maggiore. Per l'accordo di settima minore dovremo cambiare la terza e la settima. Quindi avremo la nota Do, la nota Mi bemolle, che è la terza minore, la nota Sol, che è la quinta giusta, e la nota Si bemolle, che è la settima minore. Una volta poi imparata la struttura potremo, insomma, utilizzare l'accordo per creare una progressione di accordi. La progressione che impariamo oggi è in Re maggiore e suona così. Il primo accordo è un Re maggiore settima. Partendo dalla quinta corda suoneremo il tasto numero 5, 7, 6, 7 e il tasto numero 5 sulla prima corda. Dovremo utilizzare un barré, anche chiamato bar chord, quindi una barra sul tasto numero 5 e poi le note dell'accordo. Questo accordo è suonato con la tonica, la quinta, la settima maggiore, la terza maggiore e la quinta. Una volta che impari la chord shape o la forma dell'accordo, potremo poi suonarlo utilizzando un arpeggio, anche chiamato finger picking pattern, quindi lo suoneremo così. Questo accordo è suonato 4 volte, quindi il pattern sarà questo: pollice, indice, medio ed anulare su quinta, quarta, terza e seconda corda. La seconda volta è quinta, quarta, terza e prima corda. E poi la terza e quarta volta sarà di nuovo sulla quinta, quarta, terza e seconda corda. Sto utilizzando sempre pollice, indice, medio ed anulare. Quando suoniamo questi quattro pattern insieme, suona così. Adesso il secondo accordo è un accordo di Do diesis minore settima. È un accordo che si suona con una barra, un bar chord al tasto 4 e poi il tasto numero 6 sulla quarta corda e il tasto numero 5 sulla seconda corda. È un accordo che, insomma, strutturalmente ha la tonica, la quinta, la settima minore, la terza minore e la quinta. Utilizzeremo lo stesso finger picking pattern. Il terzo accordo è un Si minore settima, quindi utilizzeremo questa chord shape, due tasti indietro, e abbiamo questa forma. Stesso finger picking pattern. E poi suoniamo l'ultimo accordo, che è il La maggiore settima. È un accordo suonato senza la barra, soltanto con la quinta corda a vuoto, il tasto numero 2, 1, 2 e la prima corda a vuoto.
stiamo suonando la tonica, la quinta, la settima maggiore, la terza maggiore e la quinta. Questo accordo è suonato con un finger picking pattern più corto, quindi avremo soltanto due patterns e una melodia. E poi ricominciamo. Quindi suonerei soltanto il primo pattern sulla quinta, quarta, terza, seconda, quinta, quarta, terza, prima corda e soltanto la quinta. Una volta che suoni la quinta, lascia questo accordo, lascialo risuonare, soprattutto il basso, e poi suoneremo una melodia di tre note sulla seconda corda, tasto numero 2, 3 e 5. E poi ricominciamo. Una cosa interessantissima della tecnica del finger picking è che ti dà la possibilità di combinare accordi e melodie. Quindi adesso ti faccio vedere come possiamo aggiungere una melodia semplicissima ad ogni accordo. La suoniamo così. Come puoi vedere, ho utilizzato quasi la stessa progressione di accordi. Il Re maggiore settima, Do diesis minore settima, Si minore settima e poi ho suonato un Fa diesis minore e un Mi maggiore, giusto per cambiare la progressione, cambiare gli ultimi due accordi. L'arpeggio che sto utilizzando è leggermente diverso, perché ovviamente adesso ci serve spazio per la melodia, quindi utilizzeremo questo arpeggio. Sto suonando la quinta, quarta, terza, seconda corda, quinta e prima. Lascia risuonare l'accordo, quindi. La melodia è suonata sulla seconda corda al tasto numero 7 e poi sulla prima corda al tasto numero 5, 7, 9, 7, 5. Quindi avremo. Do diesis minore settima. Stesso finger picking pattern. La melodia è sempre sulla seconda corda al tasto 5 e sulla prima corda al tasto 4, 5, 7, 5, 4. Si minore settima. E sto suonando il tasto numero 3. Tasto numero 2, 4, 5, 4 e 2. E poi suoneremo Fa diesis e il Mi maggiore. Il Fa diesis minore si suona con una barra al tasto numero 2 e la quarta corda al tasto numero 4. Suona le corde contemporaneamente e poi soltanto la terza, seconda e prima. E poi suoneremo un accordo molto semplice di Mi maggiore, suonato sia col pollice tutto in giù utilizzando lo strumming, quindi utilizzando il pollice suonando tutte le corde, o anche utilizzando l'indice, quindi avremo. E poi possiamo chiudere l'accordo suonando la sesta, prima, sesta, seconda, sesta e terza. Quindi avremo. Possiamo finire con un accordo bellissimo, un La maggiore settima. Perfetto ragazzi, la lezione è finita. Come puoi vedere, l'accordo di settima maggiore e settima minore è un accordo bellissimo, può essere utilizzato in tanti stili diversi. Oggi abbiamo esplorato questo approccio più soul ed R&B, quindi progressione di accordi bellissima.
imparala e poi utilizza questi accordi per creare le tue progressioni di accordi. In bocca al lupo con questa lezione e ci vediamo alla prossima.